Gli inquirenti seguono la pista della criminalità organizzata per risalire due killer che ieri hanno ucciso Giuseppe Fabio Gioffrè, pregiudicato di 39 anni in località Venere a Seminara. L'uomo è stato freddato con alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni, una vera e propria esecuzione. Nell'agguato è rimasto ferito all'addome un bambino bulgaro di 10 anni, Nicolai, questo è il suo nome, figlio di una coppia di amici, si era recato in campagna insieme al Gioffrè per dare da mangiare ai maiali. Sono stati alcuni parenti della vittima che stavano lavorando in un fondo vicino a lanciare l'allarme. Il bambino è stato ricoverato agli ospedali riuniti di Reggio Calabria, non è in pericolo di vita, ma la prognosi è ancora riservata. Siamo intervenuti subito, ha dichiarato il procuratore Giovanni Bombardieri, per un omicidio che rientra nella competenza della DDA. I carabinieri della compagnia di Palmi, infatti, sono in stretto contatto sia con la procura retta da Ottavio Sferlazza che con l'antimafia dello stretto, a cui il caso passerà a breve. Fabio Giuseppe Gioffrè non era un boss, ma era il nipote del capobastone Roccundolu e figlio di Vincenzo Giuseppe, detto Siberia, scampato a un agguato nel pieno della faida del 2008 con i Cai alla Ganà Gioffrè alias Ingrisi. Accusato di associazione mafiosa nell'ambito del processo Artemisia, il 39enne, dopo la condanna in primo grado, era stato assolto in appello. Negli ultimi anni era stato arrestato per il furto di alcuni bovini in Sicilia e l'occultamento di alcune armi nel capannone dove ieri è stato ucciso e che poi è stato dato alle fiamme. Angela Panzera per la CNews 24.